Sapevamo che non era una partita difficile perché era una Roma ferita nell'orgoglio e comunque una squadra che ha grandissimo talento, c'ha molti giocatori che possono entrare anche dalla panchina e far male. Noi siamo stati bravi a far gol subito e siamo stati un po' più polli a prenderlo subito all'inizio del secondo tempo, perché dovevamo reggere i primi 20 minuti, che sicuramente era il momento dove la Roma provava in tutti i modi a far gol per ribaltare la partita. Poi siamo stati bravi a tenere anche in sofferenza. Un punto perso o due punti? È più due punti persi o più un punto guadagnato? Ah, sicuramente c'è un po' di rammarico appunto per il gol subito che ci ha un po' tagliato le gambe, però vederla come due punti persi mi sembra esagerato, perché comunque eravamo in casa della Roma, loro in casa sono una delle squadre con maggiore percentuale di vittorie, quindi abbiamo fatto la nostra gara, sicuramente potevamo fare qualcosina in più dal punto di vista offensivo, però vediamo la striscia positiva che stiamo facendo. Si poteva fare qualcosa in più secondo te con questa Roma che era ferita comunque in un momento non felicissimo? Sì, come ho detto, quando una squadra è in un momento di difficoltà non è mai facile, però appunto perché era una grande sfida come quella di stasera, loro ci hanno messo qualcosina in più dal punto di vista caratteriale, noi siamo stati bravi a reggere. Sicuramente sì, anche noi potevamo metterci qualcosina in più, ma penso che alla fine il risultato giusto sia stato questo. Quarto posto difeso, però c'è anche il terzo posto, visto che l'Inter ha già perso, sempre ad un passo. Voi ci credete? Sì, sicuramente. Magari con qualche episodio a favore per questa sera potevamo accorciare ancora di più, però vediamo dal punto di vista positivo che anche quelle davanti, anche l'Inter ha rallentato e dobbiamo continuare su questa strada a portare a casa più punti possibili per accorciare ancora di più.